Torna l'ormai tradizionale asta di beneficenza voluta dall'Arcivescovo di Napoli, il Cardinale Crescenzo Sepe. L'iniziativa è stata illustrata nel salone del Palazzo Arcivescovile in Largo Donna Regina. Presentati tanti doni che saranno poi battuti, regali inviati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, da Papa Francesco, dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dal Prefetto di Napoli Marco Valentini, dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, dal Sindaco di Napoli Luigi De Magistris e dallo stesso Cardinale Sepe. Moltissimi bambini soffrono, ha sottolineato il cardinale, si trovano ricoverati negli ospedali e vivono in questo momento situazioni di grave indigenza familiare perché il virus, che ancora si va diffondendo paurosamente, ha determinato nuove povertà. Per questo non possiamo e non dobbiamo fermarci a renderci. È il senso che deriva da un dovere morale, etico, cristiano, che abbiamo tutti noi, in un periodo come quello natalizio, di non togliere lo sguardo da quelle che sono le difficoltà che abbiamo, ma avvicinarci a loro, attraverso anche un dono, un aiuto per chi è più debole, per chi più è necessitato. E in questo periodo particolare della pandemia, ancora di più. Io ho pensato, se ci fossimo fermati, sarebbe stato quasi come dichiararsi vinti da questo male, invece no, dobbiamo reagire e ancora una volta dimostrare come il cuore dei napoletani, dal Presidente della Repubblica all'ultimo beneficiato, che riescono a dare un segno di quella fraternità, di quella solidarietà che è tipica poi dello spirito di questo dono.